Assessore, l'infopoint del comune di Sanremo arriva in pieno centro, più in centro di così non si può, via Matteotti davanti al cinema centrale, un infopoint per turisti, residenti, chiunque abbia bisogno di informazioni. Sì, questa è un'espansione dell'infopoint che è solitamente locato sotto il Palafiori e penso che comunque avere un infopoint nel pieno centro di Sanremo sia un'idea vincente che era già stata presa in considerazione dal mio predecessore Alessandro Sindoni ed è giusto portare avanti le idee che sono interessanti e reputate utili per la città. È stato un lavoro fatto in sinergia con l'assessore Ormea e penso che sia un biglietto da visita importante per i turisti e per gli esercenti commerciali di Sanremo. Avere un punto di riferimento nel pieno centro della città facilmente raggiungibile penso sia un bel risultato. Specifichiamo che questo non sarà alternativo a quello del Palafiori, ma si sommeranno. Questo sarà lo spin-off del punto informazioni del Palafiori e penso che sia proprio una cosa in più. Per il momento è una situazione che viene gestita fino al fine agosto, ma nulla osta a pensare che a fronte di un investimento anche limitato si possa procedere e proseguire fino a fine stagione. Non soltanto turismo, ma per fare turismo si coinvolgono anche le scuole della città, i ragazzi che magari faranno turismo in futuro. Sì, abbiamo pensato appunto di coinvolgere la scuola superiore Ruffini e Icardi ad indirizzo tecnico-turistico e con i ragazzi per l'alternanza scuola-lavoro e quindi ci daranno una mano qui appunto davanti al centrale, in biblioteca, al museo e a Santa Tecla dove appunto c'è in corso questa bella mostra che vi invito ad andare a vedere, Turismo a Sanremo. Quindi mi sembra una bella sinergia tra realtà, la realtà della scuola e la realtà del comune. Questi ragazzi sono tutti disponibili e contenti e noi più di loro.